Qualche buona idea nel primo tempo, scarsa reazione e lucidità nella ripresa dopo che Latina aveva colpito con Della Fiore. Stavolta il lanciano deve alzare bandiera bianca al Francioni, stadio che evoca bei ricordi. 1986, vittoria nello spareggio con il Chieti e promozione in C2. Incassa il secondo stop stagionale, il primo in trasferta, ed interrompe la striscia positiva che durava da ben 9 turni. Il nulla di fatto avrebbe fotografato al meglio l'andamento dell'incontro. Il Latina, infatti, che non vinceva da oltre 2 mesi, non ha fatto grandi cose, ma ha avuto il merito di metterla dentro, sfruttando uno dei tanti calci d'angolo battuti. Al lanciano rimane il rammarico di non averla sbloccata nei primi 45, quando ha avuto le occasioni migliori con Vastola e soprattutto Gatto. Sono state le azioni più avvolgenti della gara e forse i rossoneri avrebbero dovuto insistere un po' di più, invece di puntare esclusivamente sulla rapidità del rientrante Thiam, che in realtà è stato poco servito e poco incisivo. Prima del fischio d'inizio di Candussio di Cervignano, un minuto di silenzio per la scomparsa di Lorenzo Costantini, il giocatore della Virtus morto lunedì a causa di una leucemia. Sempre in settimana un altro grave lutto per i colori rossoneri con la scomparsa di Aldo Carnevale, 90 anni, ex bandiera del calcio frentano. Lanciano con l'11 tipo, considerando il rientro di Thiam al centro dell'attacco. Nel Latina invece Breda lancia un tandem inedito e giovanissimo, Petagna-Pettinari, 19 anni il primo, 22 il secondo, con Sforzini, Paolucci e Dudu, che pure aveva giocato a Cittadella, in panchina. Ed ora le immagini salienti, avete appena visto in avvio un pericoloso tiro cross di Almici, uno degli ex, l'altro del portiere Farelli, Nicolas salva in angolo, sugli sviluppi colpo di testa di Pettinari fuori. 14esimo, ancora Latina in avanti con questo tiro di Petagna al lato. Al 20esimo Mammarella, già ammonito e diffidato, deve uscire a causa di guai muscolari, al suo posto esordisce Nunzella. 25esimo colpo di testa di Pettinari, ancora su calcio d'angolo, pallone fuori. Al 33esimo si fa vedere in maniera molto minacciosa la Virtus, traversone di Gatto, sul secondo palo sbuca Vastola che in scivolata colpisce bene ma la palla sbatte sul palo. 35esimo, più ghiotta l'opportunità per i rossoneri, gran palla di Piccolo in profondità per Gatto che solo davanti a Farelli tira malamente al lato, il disappunto di Thiam per l'errore del compagno che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'incontro. Ripresa, stessi 22 in campo. Al 10° minuto Latina improvvisamente in vantaggio con Della Fiore che sugli sviluppi di un corner si fionda sul pallone dopo che Nicolas aveva compiuto un mezzo miracolo sul colpo di testa di Petagna. È davvero un brutto colpo per la Virtus. Nel Lanciano entra Grossi per Gatto, sostituzione anche nel Latina, Milani per Almici. Il Lanciano ora comanda le operazioni ma non riesce a pungere. Da Versa allora inserisce anche Monachello per Vastola, nel Latina entra Dudu per Petagna che nel finale viene anticipato di un soffio da Nicolas. Finisce qua, il Latina torna a respirare, la classifica della Virtus è ancora buona e sabato al Biondi arriverà il Crotone. Sotto l'aspetto della partita penso che l'episodio ha portato la partita a favore del Latina, però come ha detto giustamente lei, nel primo tempo abbiamo avuto 2 palle gol clamorose e purtroppo, come si sa nel calcio, a volte questi errori si pagano e purtroppo oggi abbiamo pagato caro. Sapevamo l'atteggiamento del Latina, perché comunque aveva bisogno di fare risultato per forza a tutti i costi dentro casa e cambia il fatto che magari siamo stati un po' confusionari, non siamo stati lucidi come al solito, però ripeto, gli episodi hanno portato la partita a favore del Latina, però sapevamo che comunque di fronte c'eravamo una squadra forte che attualmente era un po' in difficoltà, però sul valore della squadra eravamo ben consapevoli.